Allora, con Michel Cruciani, capitano della Lucchese, la partita con il Bra è stata decisa da un tuo Eurogol che insomma ha permesso alla tua squadra di portare a casa questi tre punti sicuramente fondamentali per quello che è il vostro cammino d'alta classifica. Dal campo, come l'hai vista la partita? Molto chiusa, molto tirata, combattuta, decisa, come ho detto, da un'altra grande giocata. No, sapevamo che veniamo qua e affrontavamo una squadra in condizioni buone, in salute, e che avremmo trovato una partita molto, molto fisica, molto tosta. Penso che abbiamo affrontato in maniera giusta, credo soffrendo parte del palleggio, soffrendo poco a livello di tiri e di cose. Anzi, secondo tempo abbiamo avuto noi due occasioni per raddoppiare, e va bene così. Lo spirito, ripeto, lo spirito è quello giusto, e abbiamo l'ultima prima delle feste di Natale, dobbiamo cercare di fare il risultato anche lì, e poi ci vediamo questo Natale. Assolutamente, ancora una partita e poi si concluderà il girone d'andata. Alla luce dei risultati di oggi, la classifica rimane invariata, perché anche Sanremese e Prato hanno fatto tra virgolette il loro dovere. Come sarà poi il 2020? Come lo vedi questa sfida comunque al vertice, in un campionato da una classifica molto corta? No, ma è quella che sta succedendo adesso. Ripeto, noi non dobbiamo guardare nessuno, dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo cercare di rimanere lì. Poi dopo, ripeto, verso marzo, quando sarà, si comincerà a vedere, tirare un po' le somme di quello che vogliamo fare. L'importante, ripeto, è avere un obiettivo, che è quello di fare bene, di continuare a rimanere attaccati al vertice, e poi dopo si vedrà cosa succederà.